Perché oggi si gioca lì, perché oggi si gioca a lì, perché oggi si gioca, perché oggi si gioca, perché oggi si gioca a lì. Buongiorno amici dello Zaccolatura, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete carichi? Siete super carichi per questo Milan-Torino? Siete pronti? Allora, ieri ho fatto una brutta figura. Ho fatto una brutta figura perché io mi sono spostato così. E ho detto, guarda qua cosa c'è, cosa c'è? C'è il sito del mio amico Pierfrancesco, della musica, tutto quello che mi serve, quasi finita la sponsorizzazione. Quindi veloci, 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 www.epicamusic.net per prendere chitarre, piani, audio, video, microfono, tutto quello che mi serve. Infatti sto aspettando anche il mio di microfono, Pierfrancesco, sto aspettando. Quindi fatevi un giro e prendete quello che volete, link in descrizione. Ieri ho fatto sta roba qua. E non è uscito il video. Cioè, facevo così e non c'era niente. Purtroppo c'è stato un errore di editing, quindi chiedo scusa. Chiedo venia, chiedo scusa, chiedo venia, chiedo venia, chiedo scusa. Detto questo, ragazzi, allora, su questo Torino, intanto ci manca tutto l'attacco. Allora, ieri ho fatto la critica alla società, giustamente, e oggi si parla della partita, no? Oggi si gioca, quindi oggi è inutile contestare. Tra l'altro ho sentito contatti proprio col Torino stesso per Meite, che sono stato il primo a dirvi di Meite, no? Chi mi segue sulla chat VIP sa che siamo stati i primi a mandare la notizia di Meite. In realtà era in ballo lo scambio con Krunic. Lo scambio con Krunic non è più in ballo perché Krunic giustamente vuole rimanere al Milan, però la pista Meite rimane aperta. È che il Torino chiede un po' tanto, chiede un po' tanto. È vero che ti fanno un prestito e poi lo paghi dopo, sai, quelle formule tutte inventive, però la cifra è ancora alta, mi pare che vogliano tipo 1 più 10, che è una cifra abbastanza alta, secondo me, per Meite. Se riusciamo a scendere tipo a 8 totali, tipo 1 più 7, così sarebbe già più adatto. Vediamo cosa riesce a fare Paolo. Il problema è che sai, quando entri in queste trattative, poi a noi centrocampista ci serve adesso e questi chissà quando ce lo danno. Boh, però a me piace sempre quando giochi con una squadra e si alzano queste voci di mercato, che è una mossa che hanno sempre usato tante squadre, no? Quando c'è quella partita contro quella squadra là, guarda caso iniziano le voci di mercato di quel giocatore che vuole arrivare, deve venire, deve fare. Boh. Vabbè, vedremo comunque se dovesse arrivare. Il più vicino sembra Simacan. Continuiamo ad aspettare. Aspettiamo, vabbè. Ma pensiamo a stasera. Allora, stasera ci mancano tutti e quattro gli attaccanti. Stasera a noi ci mancano tutti e quattro gli attaccanti. Ci manca Ibra, ci manca Selmaker, ci manca Calhanoglu e ci manca Rebic. Quindi giochiamo con tutti e quattro gli attaccanti che non sono le prime scelte, ma nel Milan sono tutte prime scelte, no? Per me, che sono un allegriano convinto, meglio avere la difesa titolare che l'attacco titolare. Quindi mi preoccupa di più il fatto che Kier sia mezzo fasciato e non è sicuro al 100%, ma dovrebbe giocare. Mi preoccupa più quello che avere gli attaccanti non i soliti. Perché comunque Leao sta facendo molto bene. Secondo me Leao sta facendo molto bene e continuerà a far bene. Diaz lo vedo in forma, l'ultimo periodo sta facendo delle belle partite sempre Diaz, lo vedo in forma. Castiglieco farà il suo, non mi sta piacendo ultimamente, quest'anno proprio non mi sta piacendo, devo essere sincero. E dall'altra parte immagino che giocherà Auge, immagino che giocherà Auge, che a me piace. Ho sentito qualcuno che l'ha criticato contro la Juve, a me è piaciuto Auge, perché c'ha personalità, c'ha la giocata. E poi mi aspetto e spero una grossa rivincita sia da Teo, assolutamente da Teo, perché ha fatto una partita non bellissima con la Juventus, quindi mi aspetto che col Torino devastare con la fascia, sia da Tonali, che l'ultima volta si è preso un'espulsione da Pischelletto, e quindi mi aspetto una grande partita anche di Tonali. Tra l'altro, anche il primo gol di Tonali non sarebbe male proprio oggi, non sarebbe male. Quindi, partita difficile. Calcola che il Torino ha perso con la Juve al 90esimo, 94esimo, lì che ha segnato Bonucci. Ha perso con l'Inter dopo che vinceva 2-0, gliel'hanno ribaltata. Ha perso con la Lazio tipo dal 90 al 94esimo che vinceva 2-3, ha preso 3-2.
Ha pareggiato con chi altro ha pareggiato? Con un'altra squadra forte. Quindi è una squadra che con le squadre forti si esalta. Quello Jean Paul Supremo con le squadre forti si esalta. E quindi sarà una partita complicata. Speriamo bene, anche perché se dovessimo vincere stasera, domani ci andiamo a gustare un Roma-Inter proprio sul divano con uno sciallo e una tranquillità che non potete capire. Quindi speriamo bene. Ovviamente, post partita saremo in live sul secondo canale, Tre Uomini e un Pallone, come sempre, che ha delle novità. Per chi ha seguito ieri lo sa, per chi non ha seguito le può scrivere qua sotto, vediamo chi indovina. Tanto l'abbiamo detto ieri in live. E altra cosa che volevo dire, due cose volevo dirmi. Prima cosa, Pippo Inzaghi, l'amore mio, il mio idolo, sapete che il mio idolo è sempre stato Pippo Inzaghi, che praticamente il presidente del Benevento ha detto che se viene esonerato lo assume come attaccante, perché fa ancora dei gol spettacolari ed esulta come un bambino di 2 anni, che è proprio il motivo per il quale io lo amo Pippo. Cioè, lui non vuole perdere mai, cioè lui si gioca adesso con li batte tutti perché è troppo forte Pippo. Gli voglio bene. E poi altra cosa meno positiva, anzi non dovrei neanche usare questo termine, nel senso meno bella, è proprio che il fatto di De Ligt positivo per noi è un doppio svantaggio. Primo svantaggio che molto probabilmente salta l'Inter. Poi noi siamo fortunati, quelli sono i più fortunati del campionato. Comunque, De Ligt salta l'Inter molto probabilmente e quindi sarà una grossa perdita, perché per tenere Lukaku serviva De Ligt, quindi probabilmente salta l'Inter perché giocano tra 8 giorni. Adesso no, è vero che si rinegativizzano più velocemente, però boh, mi sembra un po' strano. Seconda cosa, speriamo di no, questo video io lo sto facendo in serata, ma uscirà domani mattina, che potrebbero esserci altri positivi. Al momento non è uscito nulla, però vedi come è uscita De Ligt, che è uscito in ritardo, nel senso, se è positivo oggi, vuoi che non era positivo quando ha giocato con noi? Cioè, non era positivo, però evidentemente era già in incubazione, no? Il virus. Quindi potrebbe aver contagiato altri giocatori. Questo è un pericolo per noi. Speriamo di no, che siamo già stracontati in emergenza, però è un po' di paura, un po' di timore. C'è. Quindi speriamo che quando esce il video, cioè domani mattina, non arrivino altre notizie di questo tipo, perché sai, direi basta con la sfortuna, direi basta, basta. Giochiamocela sul campo, andiamo a vincere, forza Milan, forza ragazzi, crediamoci e basta ragazzi, penso di aver detto tutto. Fate i bravi e ci vediamo stasera in live.